sulla digeribilità dell'alimento e sulla... Prepartita, petto di pollo e farli. Carne rossa niente allora. Carne rossa la diamo su per giù a 2 o 3 volte la settimana a distanza di 2 o 3 giorni dalla partita. Per i soliti motivi, non i livelli proteici che sono sicuramente superiori alle carni bianche, ma sicuramente per i grassi che devono assumere il meno possibile e quindi di conseguenza a lungo andare crea una problematica del tutto. Anche le voglie dei giocatori. I giocatori e di conseguenza diventa una grande festa se si vince, se si perde. Non cucinate, lei cucina solo per la squadra. No, diciamo, io cucino, il gruppo squadra sono formato di 50 persone. 50 persone. No, assolutamente, anche perché c'è colazione, pranzo, merenda, eccetera. Allora, la colazione italiana, senza salate, sì. Senza salato. L'unica cosa di salato ci può essere i salumi, tipo prosciutto, quest'aula, ma niente altro di... Avete potuto ascoltare nel corso della mattinata l'inchiesta che abbiamo fatto, che non ha interessato naturalmente tanti studenti, però ha posto in risalto alcuni aspetti che riguardano diciamo un atteggiamento alimentare. Purtroppo la maggior parte dei nostri ragazzi, tra quelli intervistati, non fa attività sportiva. State guardando intorno e vi siete accorti invece di come la frutta e la verdura, in particolare in questo caso la frutta, la nostra dieta in qualche maniera deve essere ricca di tutti i prodotti di origine vegetale che caratterizzano il nostro.